La crisi economica che viaggia di pari passo con l'emergenza sanitaria legata al coronavirus preoccupa e non poco gli imprenditori salernitani. Gli interventi del governo infatti non sembrano tranquillizzare più di tanto coloro che hanno un'attività imprenditoriale, che manifestano forte preoccupazione per il futuro, anche perché si va incontro ad un vero e proprio mutamento delle abitudini dei consumatori. Ne abbiamo parlato con Andrea Prete, presidente di Confindustria Salerno e della Camera di Commercio Salernitana. Io sono molto preoccupato dello scenario del dopo, perché molte cose cambieranno proprio nelle abitudini delle persone. Ora fare un'analisi di momento e un'analisi di proiezione. Sì. L'analisi di momento ci dice che oggettivamente ci sono interi comparti economici in ginocchio. Oggi noi siamo in presenza di un cataclisma globale, noi abbiamo tutti i settori in tutto il territorio in crisi, perché questa epidemia ha di fatti messo in discussione in maniera trasversale tutti i settori economici, perché tutti sono toccati, perché a cascata ovviamente. Certamente quello che abbiamo avvertito come primo settore in crisi è stato il turismo, perché lì era molto semplice, chi aveva prenotato una vacanza l'ha disdetta con un'email. Poi tutti i settori produttivi sono andati, anche un po' perché sono stati chiusi, ma anche perché una contrazione così, un fermo globale, significa anche un calo della domanda. Sì. Sull'immediato che cosa è stato fatto? Sono state fatte delle iniziative indiscutibilmente utili, non si poteva fare altrimenti, e la parola più in vigore è stata liquidità. Sì. La liquidità è stata immessa sul mercato, ancora non si tocca con mano, ma i provvedimenti ci sono, a tutti i livelli, dalla microimpresa all'impresa più grande. Con questa forte immissione di liquidità, dando finanziamenti garantiti, in alcuni casi fino al 100% per quelli più piccoli, alle imprese, consentendogli di avere una risorsa economica ponte che gli possa far superare questo periodo di crisi. Probabilmente non ci saranno i soldi per tutti, io non voglio fare il pessimista, ma dato che lo scenario che si presenta davanti è disastroso per tanti settori e giustamente ogni settore rivendica un supporto, io credo che non ci sia supporto per tutti, però c'è una possibilità a costo zero, che è quella che è stato utilizzato questo slogan per qualche giorno, ma che io vorrei che fosse proprio il primo slogan, metodo Morandi, sì. Cogliamo l'occasione per sburocratizzare il paese, non avremo costi aggiuntivi perché non costa mettere soldi, ma diamo l'opportunità di togliere tutti quei lacci e lacciuoli che impediscono all'economia di crescere. Non è possibile che noi abbiamo una platea di norme e contronorme che diventano una palude nella quale uno è invischiato e non ne viene fuori. Questa è l'occasione per utilizzare il metodo Morandi e farlo diventare metodo Italia. Poi ci sono ovviamente tutto quello che verrà dopo per le varie categorie, e noi capiamo perfettamente che io percepisco che noi stiamo avendo degli sconvolgimenti anche da parte delle persone, ovviamente stanno mutando le abitudini. Abbiamo un cambio epocale anche di alcuni fenomeni distributivi, di catene di distribuzione. Credo che il digitale sia, per esempio, ce lo dimostra il supporto che ci sta dando anche in questo momento, che io sono collegato con lei. Noi abbiamo oggettivamente probabilmente quest'altra occasione da cogliere, che è quella proprio del cavalcare l'innovazione e la digitalizzazione del paese in maniera sempre più spinta. Ecco, questi sono due fenomeni che danno segnali di positività in questo momento.